Professor Durante, per il convegno che si tiene oggi al liceo VSE sulla dal titolo La ricomparsa di Majorana, di cosa si parlerà? Vuole essere una celebrazione di questo grande scienziato italiano a 80 anni dalla sua scomparsa. E lo vogliamo un po' richiamare perché questo è un liceo scientifico, oltre che classico e delle scienze applicate, e riteniamo che, insomma, la funzione propria di un liceo, di una scuola superiore, sia quella di produrre cultura e di diffondere la cultura, in particolare quella cultura in cui l'aspetto umanistico e quello scientifico in qualche modo hanno una relazione. In Majorana è così perché Sciascia ha scritto questo importante libro sulla sua scomparsa. E noi oggi abbiamo a parlare di questa grande figura innanzitutto il professor Mauro Santomauro, che è professore emerito del Politecnico di Torino e anche e di Milano. È un professore che è stato alunno del liceo classico negli anni 60 e poi ha fatto una straordinaria carriera accademica. Insieme a lui ci sono ex alunni della nostra scuola che sono usciti dal liceo e si sono distinti nei diversi rami accademici in cui hanno studiato. Quindi abbiamo il professor Riccardo Mandelli, che è un professore di storia e filosofia che insegna attualmente al liceo scientifico, uno storico che ha scritto diversi libri sul fascismo, su Mussolini, sul ruolo del gioco d'azzardo anche nel Ponente Ligure durante gli anni del fascismo, ed egli darà un po' un inquadramento storico del periodo in cui Majorana è vissuto. Dopodiché abbiamo il professor Gianluigi Puleo, che è stato allievo del liceo scientifico e ha fatto poi un dottorato in chimica alla Normale di Pisa, e ha fatto una serie di esperienze all'estero, che ci parlerà della figura storica e Majorana uomo, Majorana scienziato. Avremo poi il dottor Simone Barbarino, che è stato allievo del liceo scientifico, uno dei migliori allievi del liceo, che poi ha fatto una straordinaria carriera laureandosi in fisica a Genova, un dottorato alla Normale di Pisa, adesso dopo un periodo di lavoro a Trieste lavora all'Università di Dresda in Germania. Siamo molto contenti di averlo qui e gli ci spiegherà le grandi scoperte scientifiche, i grandi lavori scientifici di questo grande genio. E poi passeremo all'aspetto letterario. Avremo la dottoressa Saia e la dottoressa Montanaro che parleranno dell'aspetto squisitamente letterario, quindi parleranno del Majorana di Sciascia e leggeranno anche dei brani. Noi riteniamo in questo modo di fare un servizio alla cultura, alla città e nello stesso tempo, celebrando Majorana, celebrare anche un po' questo liceo che in questi anni ha prodotto tanti studenti che poi si sono distinti nei vari campi della cultura e hanno fatto delle carriere importanti. E in questo senso siamo onorati di essere qui, di insegnare qui, cercando di portare avanti questa grande eredità che vorremmo continuasse anche per le generazioni future. E ringraziamo naturalmente anche Imperia TV, tutte quante le testate giornalistiche che ci hanno dato una grande copertura e speriamo, noi abbiamo intenzione di continuare a organizzare almeno due convegni all'anno, il prossimo a marzo sulla grande figura di Stephen Hawking a un anno dalla scomparsa e ci auguriamo che anche per la città di Imperia questi convegni possano rappresentare un momento importante di riflessione e di studio.